È andata molto bene perché qui stiamo firmando un accordo importante sull'interconnessione elettrica tra Tunisia e Italia, e lo stesso cavo che porterà l'elettricità avrà anche a fianco, conveniamo col ministro tunisino, un cavo sulla banda larga. Quindi non lavoreremo solo al progetto del grande cavo per l'interconnessione elettrica, ma anche a quello sulla banda ultralarga. Questo perché qui le nostre aziende potranno fare grandi investimenti sulle energie rinnovabili e, volendo, potranno fornire con l'energia rinnovabile prodotta qui energia elettrica all'Italia. Quindi non solo l'Europa che porta più energia elettrica verso il Nord Africa per sopperire alla grande richiesta energetica che hanno questi paesi, ma allo stesso tempo potremmo decidere di fare investimenti congiunti in rinnovabili qui, che sono più produttive perché hanno un'esposizione solare e eolica più alta e quindi possiamo produrre più energie da rinnovabili. Dopo tanti giorni rivede Salvini anche. Mi pare ci siamo visti all'ultimo Consiglio dei Ministri, non è questo. Mi fa sempre piacere rivederci tutti, mi fa piacere rivedere il Ministro dell'Interno, stiamo facendo un grande lavoro di squadra sulle politiche migratorie e sulle politiche occupazionali. Io credo che domani, essendo il 1° maggio, potremmo festeggiare questa festa con qualche dato positivo. L'Italia per l'Istat è fuori dalla recessione con più 0,2%, siamo al minimo storico dal 2011 di disoccupazione giovanile, dovremmo fare molto di più ovviamente, abbiamo solo il 10% di disoccupazione e questo non vuol dire che dobbiamo fermarci, ma in questo dato dell'Istat di oggi, con la disoccupazione che scende, ci sono più 60.000 lavoratori e c'è 500.000 di donne in più che lavora dai periodi pre-crisi. Questi sono tutti dati importanti che domani ci fanno affrontare il 1° maggio non come la festa in cui abbiamo risolto tutti i problemi, ma sicuramente con l'incoraggiamento ad andare avanti. Il decreto dignità sta funzionando, abbiamo più contratti stabili e meno disoccupazione e abbiamo più donne che lavorano, più giovani che lavorano, a cui va il mio grande abbraccio, e un PIL che è in linea con quello che avevamo previsto nel DEF che abbiamo varato un mese fa. Andremo avanti, dobbiamo fare di più, oggi abbiamo affrontato anche il tema delle esportazioni, è molto importante per noi perché più esportazioni ci sono, più la nostra produzione industriale cresce. Io ricordo a tutti che l'Italia è capofila in Europa oggi per produzione industriale, più 0,8 contro meno 2 della Germania. E con i ministri sia degli investimenti che dello sviluppo abbiamo deciso di avviare un tavolo tecnico per aiutare di più le nostre imprese, in quanto ci sono alcune barriere non tariffarie qui in Tunisia che non permettono l'esportazione di alcuni prodotti. Lavoreremo come tavolo tecnico ad abbassare alcune di queste barriere e quindi consentire più esportazioni. Grazie.